Grillo sul suo blog ha parlato di un rischio invasione. Lei lo vede questo rischio invasione? È vero, è reale? Noi stiamo parlando di questo quando parliamo dei barconi, quando vediamo Charlie Hebdo che ci racconta della Le Pen, eccetera. Si parla di 1 milione di persone ed è per questo che noi già a dicembre, con una mozione approvata alla Camera che purtroppo non ha avuto seguito, anche se poi fortunatamente Renzi in questo Consiglio ha portato quelli che erano i nostri punti, quindi siamo contenti, però naturalmente li ha portati, bisogna vederli applicati, perché quel consiglio andava fatto per esempio il 20 dicembre, subito dopo quella mozione, l'approvazione di quella mozione. Comunque voi dite, guardate, ci sono 1 milione di persone che abbiamo un rischio invasione, quindi qualcosa noi dobbiamo fare. Un attimo, ma è vero che ci sono 1 milione di persone? Lo chiedo a Marchesi, presidente di Amnesty International. Di persone che sono fuggite dalla Siria per effetto della guerra, circa 4 milioni si trovano nei paesi confinanti, 800.000 solo in Libano. Il Libano è grande come una piccola regione italiana. Quelli che arrivano in Europa sono una percentuale minima di coloro che si fermano nei paesi confinanti. Se ci fosse una politica di reinsediamento adeguata, e nel 2014 l'intera Europa, un continente di 500 milioni di abitanti, ha permesso il reinsediamento di circa 43.000 persone, 30.000 delle quali soltanto in Germania. Se ci fosse una politica seria per il reinsediamento di queste persone, le cifre non farebbero così paura. Le cifre fanno paura perché si tratta di salvare decine di migliaia di persone che vanno a fondo nel Mediterraneo. Se ci fosse un governo di questo flusso di persone, molte delle quali hanno diritto di venire in Europa per protezione umanitaria, per richiedere asilo, la questione sarebbe in termini molto diversi. Quindi la questione dell'invasione, secondo me, è assolutamente mal posta. Bene, noi abbiamo lì due governi. Un governo è legittimo, riconosciuto dalle autorità internazionali, quindi si presuppone che facciano più o meno quello che noi potremmo concordare con loro. L'altro governo, quello di Tripoli, è da pochi giorni si è detto disponibile a collaborare con l'Europa per contrastare l'immigrazione clandestina. Allora, se fossimo partiti magari 6 mesi fa, 8 mesi fa, a cercare di avere un accordo politico con queste realtà precarie, avremmo potuto prendere il controllo dei porti fisicamente, anche con una missione di polizia internazionale. Però hanno anche detto noi non vogliamo piedi stranieri, e in questo modo bloccare le partenze, altrimenti aumentare le barche per salvare gente vuol dire aumentare le morti. Questo è una falsa situazione. Da Francesca Ronchin sul molo di Lampedusa. Ciao, chi rapidamente? Ma io quello che dico è che su questi temi noi sentiamo oggi tutto il contrario di tutto, perché chi fino a ieri diceva non li vogliamo neanche vedere, e buttateli a mare, respingiamo tutti, non fateli partire. Lo diceva la Lega Nord, lo dicevate voi. Ma io non sono la Lega Nord, sono Fratelli d'Italia. E noi abbiamo sempre detto facciamo i centri di accoglienza. Non ho interrotto. Non facciamo ripartire. Voi non fate niente. Non ho interrotto. Allora, chi fino a qualche giorno fa diceva non li vogliamo neanche vedere, sono troppi, eccetera, oggi in modo inaspettato dice ok, salviamoli, poi vediamo come. Io non ho interrotto, per favore, vi prego. Allora, io sto dicendo l'ipocrisia di chi in questi giorni ha cambiato diametralmente posizione di fronte ovviamente alle scene di morte che abbiamo visto. Allora, non mi dare l'ipocrita, perché chi ha cambiato, scusa, però non mi puoi dare l'ipocrisia. Chi ha cambiato posizione è Renzi, perché fino a prima non esisteva questo problema. Io non voglio litigare in Europa e ha detto bisogna distruggere i barconi, bisogna intervenire. Però nessuno dà dell'ipocrita a nessuno, però vi prego di concludere rapidamente, voglio andare. Io non ho parlato e preferirei non essere interrotto, perché io dico in questi giorni c'è stata, magari non di voi ma di qualcun altro, c'è stata l'ipocrisia di chi quasi si augurava la morte di queste persone, l'indifferenza totale rispetto a questi, non vogliamo neanche vederli. Questo è stato il tweet di Salvini e i suoi amici, io lo dico qui assumendomi le mie responsabilità. No, mi ritrovate il tweet di Salvini, per favore, lo vediamo. Allora, quando si lanciano questi messaggi, è inutile poi cercare di andare nella complessità dei temi, perché è ovvio che di fronte a questi slogan, di fronte a voler alimentare quella paura, e poi è ovvio che è difficile trovare soluzioni. Allora, Frusone, non sembrano invasori visti così, visti dietro quella rete, dietro quella gabbia. Beh, ma se lei vuole paragonare quel termine invasione a un'invasione armata, naturalmente noi non intendiamo una cosa del genere. Noi siamo stati tra i primi a dire che c'è bisogno di solidarietà. Poi, dico, giustamente anche come ha detto Ciauchi, solidarietà anche in Italia. Ma il problema è che non si vuole affrontare seriamente questo problema. Effettivamente dire a un comune una settimana prima dovrai ospitare tot migranti
effettivamente li mette seriamente in difficoltà, ma non c'è una volontà di approcciarsi al problema sedendosi a tavolino e dando delle soluzioni chiare. Perché? Perché da una parte possiamo pensare che ci sia un business legato, lo sappiamo che c'è un business legato, sì, all'immigrazione, come è stato detto anche da Amnesty. Questi migranti, come dicevamo prima, adesso abbiamo visto dei migranti lì a Lampedusa, sì, arriveranno in Sicilia, verranno accolti nei CIE, nei CARA, sì, per la foto identificazione, passeranno moltissimi giorni, alcuni di loro si allontaneranno volontariamente da questi centri e finiranno probabilmente in mano alle varie mafie che li utilizzeranno come forza lavoro.